Una riunione a porte rigorosamente chiuse in prefettura per tirare le fila, una volta per tutte, sullo stato di avanzamento della costruzione dell'ospedale nuovo a Vibo Valentia è stata convocata dal prefetto Guido Longo. Presenti tutti gli attori che in un modo o nell'altro hanno a che fare con questo progetto, dalla regione all'ASP, dal comune ai sindacati, dalla provincia alla società concessionaria. Ci sono volute 2 ore e mezza perché i primi uscissero, ma i volti erano decisamente più sereni rispetto a quelli dell'entrata. Oggi siamo nelle condizioni di dire che entro la fine dell'anno, con l'avvio delle conferenze dei servizi sulla progettazione definitiva, si può iniziare a realizzare quest'opera. Dalla Regione ribadiscono comunque la volontà politica di andare avanti con questo progetto. Lei che tempi prevede? Allora, guardi, io penso che si deve agire, si deve lavorare tutti insieme cercando di portare e di centrare l'obiettivo, che è quello della costruzione dell'ospedale. Stiamo lavorando tutti, ognuno per la propria parte, ognuno per le proprie competenze, la Regione è attentissima sull'argomento. Guardi, oggi alcune date sono state fatte, però penso che sia necessario rivederci tra un paio di mesi per stabilire bene veramente il cronoprogramma. Ci vogliono per il progetto definitivo e poi ci dobbiamo rivedere per stabilire. Ci sono dei tempi tecnici che dobbiamo tutti assolutamente rispettare, per forza. E quindi tra un paio di mesi, alla fine del progetto definitivo, potremo cominciare a dare un po' più di date. Ci sono stati degli intoppi in questi ultimi anni. Sono stati risolti? Oppure c'è ancora qualche cosina da sistemare? No, il più è stato fatto. Lei parla del sito, chiaramente. No, il più è stato fatto, sono stati chiariti alcuni aspetti, anzi che ci ho tenuto pure per dare un po' più di tranquillità a chi abita lì, alle scuole che ci sono lì, ai ragazzi che tutti i giorni sono presenti in quel sito per andare a scuola. E abbiamo, come dire, risolto alcuni aspetti che ci hanno un po' frenato, però la cosa importante, io torno a ribadirlo, lo dico sempre, il cittadino di Vibo, come tutti i cittadini del mondo, ha necessità di fruire di servizi in luoghi sicuri e in luoghi idonei, ed è quello che stiamo facendo e stiamo lavorando per dargli questo al cittadino di Vibo.